immaginate di avere un condensatore a piastre e parallele. Immaginate che sta arrivando una, cioè una corrente di conduzione che sta caricando il condensatore. Quindi ma facciamo che la corrente stia andando così, quindi in realtà si sta potrei cercare di fissare le idee, perché ho due opportunità, due opzioni, che il condensatore si carichi o si stia scaricando. Facciamo così, facciamo questo fumetto qua, quindi che si stia per esempio caricando, quindi facciamo che stanno arrivando delle cariche positive, magari le metto all'inizio, non ce ne sono, poi ne ho alcune, ovviamente di qua ho cariche negative, poi ne arrivano delle altre, quindi sto il tempo sta scorrendo per il momento almeno, poi magari invertirò il tempo dopo. Inizialmente scarico, si sta caricando la piastra inferiore, quindi qua immaginate di avere più cariche e qua appunto avete sempre le cariche opposte, perché c'è induzione elettrostatica completa, eccetera. Quindi chiaramente il campo elettrico sta diventando più forte. E quindi le cariche stanno arrivando positive da sotto, si stanno allontanando da sotto, quindi creando delle cariche negative, cioè dovete immaginare l'arrivo di cariche positive come sulla piastra inferiore come equivalente all'arrivo di cariche negative che vengono dall'altro. In realtà stanno togliendo cariche positive dalla piastra superiore in modo che rimanga sempre più negativo, d'accordo, ci capiamo. Quindi la corrente di conduzione è dal basso verso l'alto, questo disegno, la corrente di spostamento è la continuazione, letteralmente la continuazione della corrente di spostamento, e quindi va dal basso verso l'alto pure quello. Allora, silenzio per cortesia. Allora, proviamo a disegnare un po' prospetticamente delle linee di campo magnetico. Quindi disegniamo in blu. Per cortesia, anzi, faccio lo stesso disegno ma visto da sopra, quindi non so, sono piastre rettangolari, questo è visto dall'alto, quindi l'occhio è qua, va bene? L'occhio è qua, quindi io voglio disegnare le linee di campo elettrico, quindi qua non c'è un campo elettrico, qua ho il campo elettrico, mi sta uscendo, quindi ho un po' di punti qua, su questa visione qua il campo è più intenso, quindi immaginate di avere più punti, d'accordo. Quindi questo è questa vista qua, ok? È chiaro? Sto guardando, questa è la piastra superiore visto dall'alto, piastra superiore vista dall'alto, quindi questo è l'occhio, quando la gente li guarda le filmate, questo è l'occhio, ci sono anche le ciglia, va bene? Allora, disegnate una linea di campo magnetico e orientatelo, c'è un campo magnetico, certo che c'è, no? Perché cosa dice la legge di Ampère Maxwell? Che la corrente di conduzione, certo che c'è, crea un campo magnetico, ma creerà un campo magnetico anche la corrente di spostamento, quindi c'è una corrente, c'è un campo magnetico, e disegnate dunque una linea delle linee di campo magnetico. Allora, se il campo elettrico sta uscendo e sta diventando sempre più intenso, guardate la mia mano, qual è la derivata? E ovviamente vedete che il flusso del campo elettrico sta aumentando, d'accordo? Il flusso, il valore assoluto del flusso sta aumentando, quindi voi dovete disegnare una linea di campo magnetico, io la disegnerei così, non vi pare? Perché sarebbe, e qua sarebbe un campo più intenso, perché ovviamente beh, in realtà attenzione, quello che rende, non è vero quello che ho appena detto, quello che rende intenso il campo magnetico non è il campo elettrico, ma è la derivata del campo elettrico, quindi quando la derivata è grande il campo magnetico sarà grande.
non è il numero di punti che regola il modulo del campo magnetico, ma è quanto il numero di punti, cioè qual è la derivata del flusso che farà diventare intenso il campo magnetico. Quindi se la derivata in queste due istantanee è fosse uguale, la linea di campo, la rappresentazione artistica è questa, e dovete immaginare che magari in questo punto c'è un campo magnetico che ha un certo modulo, e se la derivata del flusso non sta cambiando in questi fotogrammi, in questo punto ha lo stesso valore. Quello che regola il valore del modulo è la derivata, quindi se la derivata è costante avrai in queste due istantanee lo stesso modulo del campo magnetico. D'accordo? Il campo magnetico sta girando, la linea di campo magnetico lo orienta in questo modo, perché? Perché la famosa utilizzo la mano destra, come si usa nella legge di Ampère. Come tutti sanno, spostamento, d'accordo? Adesso sì, io vi chiedo, ok, disegnatemi adesso in giallo, cercate di capire qual è l'orientazione del vettore di Poynting. E cos'è il vettore di Poynting? Il vettore di Poynting è in qualche modo analogo. Non dimenticate questa analogia, è in qualche modo analogo, non è equivalente, è analogo alla densità di corrente di conduzione. Questo è una specie di corrente di energia, c'è un flusso di cariche, c'è un flusso di energia. Quindi, se avete un campo elettrico e un campo magnetico, fate il prodotto vettore tra i due per vedere cos'è S, perché S, come dovreste sapere, vabbè, a parte l'1 su mu0 che viene dalla scelta delle unità di misura, dovete far questo, ok? Quindi il campo elettrico sta uscendo, d'accordo? Il campo elettrico sta uscendo, e il campo magnetico, in questo punto disegnate il vettore S, poi in vari punti disegnerete S in vari punti. Io voglio il valore di, voglio una freccia a catturare la direzione di S in questo punto qua. Quindi in questo punto qua avete il campo elettrico che esce dalla lavagna, avete S che è verso il basso, e quindi, scusatemi, avete B che è verso il basso, questo è B, questi sono i punti del campo elettrico, e quindi S che direzione ha? Interessante, qua come sarebbe? Verso il basso, cioè S è così, dov'è? Dammi un colore, facciamo in un modo più giallo, il giallo è il colore che piace di più, è quello che stacca meglio dalla lavagna. Qui è S, qui è S, qui è S, qui è S. Una cosa interessante, S cosa rappresenta? È la densità di corrente di energia, quindi energia sta entrando, energia sta entrando dentro dai fianchi del condensatore, avete energia che sta entrando. Ed è quello che torna, no? Cioè il campo elettrico si sta creando, il campo elettrico contiene energia, quindi dell'energia sta entrando nel condensatore a creare sempre più un campo elettrico intenso, pensateci. Al passare del tempo la quantità di energia qua dentro sta aumentando, l'energia sta entrando nel condensatore. È un altro modo di vedere la stessa cosa, è quello che il teorema dei Poynting vi sta dicendo. Meditate. E se il condensatore stava scaricando, questa è la sequenza col tempo che va di là. Scarico, un po' più carico ancora, si sta caricando. Adesso inverto il tempo, cosa cambia? Le frecce cambiano, quali frecce cambia? Quale frecce cambia? Ne cambiano due. Il campo elettrico è sempre uscente dalla lavagna in questo fotogramma, perché io sto girando adesso, giro il tempo, magari si potesse, è semplicemente che mi risparmia la fatica di disegnare. Immaginate adesso che io abbia disegnato prima questo, poi questo, poi questo, quindi in questa sequenza temporale il condensatore si sta scaricando, quindi cosa devo cambiare qua? È chiaro che i punti bianchi, quello che cambia è il verso di B, non vi pare?
Perché adesso la corrente di spostamento che direzione ha? Perché adesso in questa sequenza io ho che delle cariche positive, devo invertire anche la corrente di conduzione, le cariche adesso stanno andando via dalla piastra positiva, sta andando così la corrente, no? E quindi delle cariche positive stanno entrando dall'alto a neutralizzare queste cariche negative. Queste cariche positive, che sono tante qua, stanno andando via, quindi la quantità di carica positiva sulla piastra inferiore sta diminuendo, quindi la corrente di conduzione è così adesso, non vi pare? Allora, visto che la corrente di spostamento è la continuazione della corrente di conduzione, avete che il campo magnetico adesso non ha più questo verso, ma questo verso. Il campo magnetico ha cambiato direzione, l'orientazione di queste linee di campo magnetico non è più come prima, ma è così, in questo punto il campo magnetico è per di qua. Le linee, non fate confusione tra linee di campo magnetico e freccia del campo magnetico, la freccia è in un punto, la linea è solo un modo artistico per un po' comunicare al studente qual è la direzione della bussoletta se la mettete qua, o se la mettete qua, se la mettete qua. Ok? Quindi dovete invertire l'ordine, dovete invertire l'orientazione della linea di campo magnetico, e quindi questo punto è il campo magnetico per di qua. E quindi il vettore S cambia. Il vettore S non punta più dentro, ma punta in quale direzione? Tirate fuori la vostra mano destra. Quindi il campo elettrico sta uscendo, il campo magnetico sta andando su, in questo punto S sta uscendo. In questo punto S esce. Cosa deducete? Che il flusso dell'energia, visto che S, questo è il vettore S, visto che S rappresenta una specie di flusso di corrente, la densità di corrente di energia, ho energia che esce dal condensatore. Perché qua ho tanta energia, perché c'è il campo elettrico intenso, e l'energia sta diminuendo. Dove sta andando a finire? Sta uscendo! Ok? Meditate su questo, imparatela. È molto utile per non capire, perché il vettore di punti tante volte gli studenti lo studiano come una specie di, sì, è un passaggio matematico che non è difficile, c'è quel teorema di analisi che uno siete responsabili, poi uno gioca con le cose di Maxwell e viene fuori il teorema di point, però è capire i pezzi, quindi cercate di familiarizzarvi con il teorema dei point riconoscendolo in cose che dovrebbe, tutti voi dovrebbero sapere. Cosa succede in un induttore? Come succede in un induttore? Quindi morale qua, col condensatore l'energia può uscire o può entrare. Quando entra il campo elettrico cresce, quando esce il campo elettrico diminuisce. Ok, abbiamo capito. Il flusso di S è legato alla derivata rispetto al tempo dell'energia immagazzinata dei campi. Quindi quando avete un flusso di S positivo vuol dire che l'energia diminuisce. Quando avete un flusso, in questo caso avete un flusso positivo, no? Cioè, se voi immaginate di prendere questo volume, di prendere questa specie di superficie qua, questa superficie chiusa, che è la scatola, ovviamente il tetto della scatola è la piastra, il pavimento della piastra, della scatola è l'altra piastra, poi chiudete le pareti e pensate quella come una superficie matematica, e calcolate il flusso di S attraverso quella superficie. In questo caso, nel freccio salmonico disegnato qua, il flusso è negativo, e in questo disegno il flusso è positivo. Quindi il vettore di Poynting è il teorema di Poynting, bla 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 bla. Cosa succede con un solenoide? Silenzio per cortesia. Sono la frutta.
e basta così, e poi fa giù, ok? Specie di intestino, sembra un intestino, in realtà è solo la linea doppia è per far vedere che esce verso di voi, d'accordo? Ci siamo? Immaginate che ci sia una corrente che sta girando in questo, visto dal lato, facciamo anche visto dal lato, quindi questo è la spira, va bene, e guardiamolo, qual è, ci piace tanto guardare dall'alto, questo è l'occhio, ok? Che brutto occhio, avevo l'occhio di Sauro, eccolo, guarda, dall'alto, va bene? Questa è la vista dall'alto, vista dall'alto. Allora facciamo che la corrente stia, che so, perché ovviamente nel solenoide o in un induttore quello che conta è la variazione della corrente. La legge di Faraday mi parla della circuitazione del campo elettrico. Quindi ci sarà una forza elettromotrice in questo solenoide a patto che ci sia una derivata rispetto al tempo del flusso del campo magnetico, d'accordo? Che ovviamente deve variare nel tempo, perché se non varia nel tempo la derivata è zero, bla 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 bla. Quindi finché la corrente che circola quel solenoide è costante, non avete una circuitazione del campo elettrico. Invece, non appena il flusso cambi, apparirà un campo elettrico di tipo irrotazionale, cioè un campo elettrico che ha una circolazione diversa da zero. Quindi, immaginiamo che la corrente stia andando verso l'alto, come avevo inizialmente fatto qua. Avete una corrente che sta andando così. C'è un campo magnetico all'interno del solenoide. Cerchiamo di disegnarlo, allora come l'ho fatto? Sta andando dietro, quindi la corrente sta venendo così, non vi pare? A me sembra che venga così, siete d'accordo? Va dietro, passa davanti, la corrente è così, siete d'accordo? Quindi mettete le dita come gira la corrente, poi aprite il pollice, ovviamente dalla mano giusta, non questa, e disegnate il campo magnetico. Quindi il campo magnetico avrà la solita forma che sarà così. Sono linee che non hanno pozzi né sorgenti, perché il campo magnetico è di tipo solenoidale. Poi ovviamente avete la linea di campo che è proprio lungo l'asse e sta andando così, quindi questa parte del solenoide è un polo nord, questa parte qua che si piglia le linee è il polo sud. E per il momento supponete che la corrente sia costante del tempo, quindi vista dall'alto voi, se voi siete qua, vedete dei punti che rappresentano il campo magnetico che sta uscendo. Quindi in questo disegno il rosso, ahimè, sto cambiando la convenzione dei colori, preferisco usare il rosso per la freccia usiamo i punti bianchi, come ho fatto qua. I punti bianchi sono il campo magnetico, disegno alcuni punti, va bene? Quindi queste linee qua, peccato che le abbia fatte in salmone, perché il salmone è riservato per la vettore di Poynting, e questa è una convenzione del sistema internazionale, che la freccia di Poynting si disegna in rosso. Sto scherzando! Che discorsi, eh? Ok? Queste sono le linee di campo magnetico che mi vengono in faccia. Sto guardando. Adesso cosa facciamo? Facciamo aumentare o diminuire la corrente? Facciamolo aumentare. Quindi dovete immaginare che la corrente inizialmente ha un certo valore, poi in un istante successivo la corrente sta aumentando. Quindi la corrente sta aumentando. Questo, invece di disegnare tanti solenoidi, perché è un disegno più complicato, questo era banale fare, non faccio diversi fotogrammi, fatelo voi con pazienza a casa, fate tre fotogrammi del solenoide con la corrente iniziale e poi con la corrente che va nella stessa direzione se volete, ma sta diminuendo. Quindi cosa succede?
i punti bianchi stanno diminuendo, i punti bianchi, cioè i punti del campo magnetico, stanno diminuendo. Cioè, se la, ho detto aumentare o diminuire la corrente? Ho detto aumentare. Quindi sto aumentando la corrente, questo è il tempo, sto aumentando la corrente. Quindi il numero di punti sta aumentando il tempo. Questo sì, posso fare un fotogramma. Quindi, questo è facile disegnare, non mi pare. Quindi questo è prima e questo è dopo. All'inizio queste sono le viste dall'alto. Viste? Vista dall'alto, c'è già scritto, e il tempo sta andando così, quindi ho alcuni punti e poi ne ho molti di più, cioè di più, ne ho di più, c'è una certa derivata perché sto aumentando la corrente, aumenta il flusso del campo magnetico, quindi legge di Faraday mi dice che avrò una circuitazione del campo elettrico. Di nuovo dovete pensare a qual è la direzione. Io disegnerò il campo magnetico, prima disegno le linee di campo magnetico, lo disegno in blu. Quindi immaginate questa sia la linea di campo elettrico associato a questa variazione di flusso del campo magnetico. Dobbiamo orientarlo adesso. Qual è la direzione del campo elettrico? Dobbiamo ricordare come funziona la legge di Faraday-Lenz. Quindi dovete immaginare che questo campo elettrico indotto, questo campo elettrico che è indotto, deve circolare, la circolazione, la circuitazione, il campo elettrico deve circolare una direzione tale da, da far sì che se qua ci fosse un filo di rame, questo non c'è, è un matematico, se voi sostituite questa curva blu con una curva di rame, in quale direzione circolerebbe la corrente? Secondo la legge di Faraday-Lenz. Allora, visto che ho i punti che stanno crescendo, la corrente cerca di girare in modo tale da contrastare l'aumento di punti. Quindi la corrente girerebbe per di qua. Quindi togliete adesso dalla vostra testa il filo di rame e pensate alla curva matematica. La curva matematica blu, che rappresenta la linea di campo elettrico, è orientata così. Cioè in questo punto il campo elettrico è in questa direzione. Il modulo del campo elettrico dipenderà dalla derivata, quindi se in questi due istantanei la derivata del flusso del campo magnetico fosse uguale, i moduli di quelle frecce blu sarebbero uguali. Ma se comunque il messaggio è che se ho il numero di il flusso del campo magnetico uscente dalla lavagna sta aumentando, il campo elettrico irrotazionale di cui ho appena disegnato una linea di campo, il campo elettrico irrotazionale è orientato così. Questa è l'orientazione che darebbe la corrente corretta in un filo di rame. Lo capite questo? Dovete meditare. Adesso in questo punto disegnate il vettore di S, il vettore di pointing. Cosa dovete fare il vettore di pointing? È vettore B. Quindi il campo elettrico in questo punto è di là e il campo magnetico sta uscendo e il vettore di S entra. Quindi cos'è il sermone e la convenzione? È che S in questo punto è così, S in questo punto è così, S in questo punto è così. La S sta entrando e questo torna, no? Perché la S rappresenta una specie di densità di corrente di energia. Quindi il fatto che il campo magnetico si sta intensificando, vedete che sta diventando più intenso il magnetico, quindi l'energia immagazzinata del campo magnetico sta crescendo. Per l'appunto sta arrivando altra energia. Il vettore di Poynting rappresenta la densità di corrente di energia. Quindi il flusso di Poynting attraverso la superficie chiusa vi dice se sarebbe negativo in questo esercizio, sarebbe negativo, quindi sta arrivando nuova energia e l'energia immagazzinata nel campo magnetico sta crescendo. Cosa cambierebbe in questo disegno se invertissi la sequenza temporale? Abbiamo inizialmente una corrente grande che sale, poi al passare del tempo la corrente sale ma sta diminuendo, c'è meno corrente, quindi la sequenza temporale viene invertita. Cosa cambia?
Ovviamente è molto più facile per cancellare il disegno piuttosto di fare una cancellazione chirurgica, non vi pare, il disegno è troppo piccolo. Questo è il solenoide visto dall'altro. Inizialmente ho una corrente grande e quindi ho tanti punti magnetici che mi escono e mi vengono in faccia perché sto guardando dall'alto. In un istante dopo la corrente è diminuita, quindi ho meno punti. Quindi io adesso devo capire, d'accordo, il flusso magnetico sta cambiando nel tempo, quindi c'è un campo elettrico di tipo irrotazionale. D'accordo? Disegnate una linea di campo elettrico. Una linea di campo elettrico sarà così. Orientate quella linea di campo elettrico. Dovete orientarla nel modo che la legge di Faraday-Lenz vi insegna. Come si fa? Ripercorro il mio consiglio a voi di fare questi tipi di esercizi qualitativi, questo esercizio qualitativo, no? Per esempio, chi vi garantisce che la linea del campo elettrico è un cerchio? Perché è un cerchio? Un po' per simmetria. Comunque, queste sono finezze. L'importante è che io vi chieda, in questo punto matematico, se io vi chiedo di disegnare il campo elettrico, che c'è, quale verso dovrebbe avere? Se sostituite alla curva blu un pezzo di rame, allora il portatore dentro il pezzo di rame si sposterà nella direzione del campo elettrico. Quindi capite che potete arrivare alla risposta pensando a una spira di rame e chiedervi qual è la direzione della corrente indotta. Allora, visto che il numero di punti da tanti sta diminuendo, il circuito, l'eventuale spira di rame, là dice no, io contrasto la diminuzione di punti. Quindi devo la corrente indotta che contrasterebbe la diminuzione dei punti è una corrente che gira così, perché farebbe aumentare il numero, appunto una corrente indotta che girasse una spira circolare creerebbe campo uscente che compensa quella che sta diminuendo, no? Senza fiato. Quindi vuol dire che in questo punto il campo elettrico è in questa direzione, queste linee di campo elettrico sono orientate così. E quindi capite che il vettore di Poynting in questo punto, che è il prodotto vettore di E, B e S, sta uscendo adesso. Quindi S adesso ha un flusso positivo. Se voi pensate al volume, quale volume? Ha un cilindro fatto così e vi chiedete, attraverso questa superficie cilindrica, qual è il flusso di S? Vedete che S adesso e il cilindro ha le frecce S che stanno uscendo, quindi il flusso di S è positivo, quindi l'energia magnetica all'interno di quel solenoide sta diminuendo perché dell'energia sta uscendo, ok? E questo torna perché il campo magnetico sta diminuendo di intensità, eccetera eccetera eccetera. E il resistore? Sono un po' senza fiato oggi. Stranamente, perché di solito non si lavora un inizio del infarto. Io spero, quando tirerò le cuoia, di fare come Voltaire. Sapete, Voltaire era veramente un grande figo, il mio idolo sul punto di morte. Spero di avere il senso umorismo che aveva lui. Era sul letto di morte, sapeva che stava morendo, un suo cameriere fece cadere una candela sul letto e ci fu un piccolo inizio di incendio, e Voltaire, pochi secondi prima di morire, disse: non sono ancora morto, ma vedo già le fiamme dell'inferno. Io trovo la battuta straordinaria. Speriamo di riuscire a tirare fuori con grazia, con stile. Per quello cerco sempre di fare battute. Mi sto allenando, no? Il resistore. La resistenza, resistere, che spreco di energia, no? Immaginare che questo sia una resistenza, è un pezzo di ceramica, un pezzo di carbonio, no? C'è un filo di rame e poi c'è questa strozzatura, no? Sembra un allargamento, ma è proprio un cambiamento di materiale, quindi magari qua avete una conducibilità molto alta e qua avete una conducibilità terribile. Avete un pezzo di materiale che ha
una conducibilità, una resistività, e voi calcolate la resistenza, no? Cos'è? È la rho, e la rho è 1 su sigma, cos'è? È proporzionale alla lunghezza ed è inversamente proporzionale alla sezione, come la chiamiamo, A, ok? Eccetera, 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 eccetera. Immaginate che ci sia una corrente, c'è una corrente che sta passando questo benedetto cilindro, visto dall'alto, immaginate la corrente sta fluendo così e voi state guardando, che so, in questa direzione, questo è l'occhio, ok? Quindi questa è la vista dalla destra, perché ho cambiato convenzione, chissà, vista dalla destra, d'accordo? Quindi avete una corrente di conduzione che viene verso di voi. Se c'è una corrente di conduzione, evidentemente c'è un campo elettrico, no? Perché questo è un materiale ohmico e quindi sapete che la densità di la J è proporzionale al campo elettrico. Quindi parallelo a J c'è un campo elettrico, quindi se la corrente sta uscendo dalla lavagna, avete un campo elettrico che esce dalla lavagna, perché il campo elettrico sta facendo girare la corrente. Quindi bisogniamo a qualche punto a rappresentare il campo elettrico, quindi sto disegnando questo. Allora, con il campo elettrico che esce così, voi sapete che qua ci sono linee di campo magnetico, potrei disegnare una linea di campo magnetico così, no? Questa è una linea di campo magnetico. Come è orientato la linea di campo magnetico? Così, no? Cioè, se io vi chiedo, in questo punto della lavagna, qual è il campo magnetico? In questo punto, come tutti sanno, è una freccia così. D'accordo? In questo punto in particolare, qua magari non c'è un campo elettrico perché è fuori dal filo, ma qua, o qua all'interno, pensate a questo punto qua, per esempio, dove c'è visto che questo sul bordo magari alcuni di voi vanno in crisi, pensate a questo punto qua. Qua c'è un campo magnetico che è in questa direzione, ma c'è anche un campo elettrico, no? Perché è dentro il filo. Quindi c'è un campo elettrico e c'è anche un campo magnetico. Quindi come è messo il vettore di Pointing? Allora il campo elettrico esce dalla lavagna, il campo magnetico esce così. Esce così, verso l'asse. Qua in questo punto serve così, in questo punto serve così, in questo punto serve così. Il S è sempre rivolto verso, in questo punto come sarebbe? Così. Cosa imparate? E se la corrente andasse in direzione opposta, cosa cambierebbe? Se la corrente andasse in questa direzione, fatelo rapidamente il disegno. Quindi questo è il filo, state sempre guardando dalla destra, ma adesso la corrente sta andando di qua, quindi il campo elettrico è così, no? Quindi in questo punto, per esempio in questo stesso punto, come è messo il campo magnetico in quello stesso punto? Visto che la corrente sta andando così, il campo magnetico in questo punto è così, non vi pare? In questo punto è così. In questo punto è così. Il campo magnetico, se io disegnassi una linea di campo magnetico esterno al filo, come è messo? Con la circolazione così, no? Quindi dovete immaginare. Quindi il campo elettrico entra e il campo magnetico è per di qua, è sempre verso l'interno. Quindi che la corrente vada di qua o vada di qua, esce sempre verso l'interno. Cosa vuol dire questo? Che c'è sempre un flusso di energia come potrei dire? Un attimo solo. Forse ho sbagliato le frecce salmone. Perché questo deve essere uscente, vedete? No, aspetta un attimo. L'ho fatto giusto. Campo elettrico. Il campo magnetico entra dentro. Come la interpretate questo?
Ho un momento di dubbio atroce, perché un attimo devo pensare. Devo pensare. Devo riuscire a raccontarla nel modo giusto. Fatemi pensare un attimo. Questo vi sta dicendo, vediamo se riesco a dirlo in modo che vi convince. Io per riuscire a forzare una corrente attraverso questo resistore, l'analogo idraulico è quello di forzare dell'acqua attraverso una tubatura, che dove c'è un restringimento. Io per riuscire a forzare devo fornire energia. Devo fornire energia. Devo sempre fornire energia. L'unico modo per far funzionare un resistore è fornire energia da fuori. Non funziona da sola, cioè non restituisce energia. Invece questi qua prendono energia quando carico un condensatore. Per caricare un condensatore devo fornire energia. Per aumentare la corrente di un solenoide devo fornire energia. Ma sia il condensatore che l'induttore possono restituire l'energia, perché quando esse sta uscendo, l'energia che c'era dentro esce fuori. Invece vedete come un resistore è un divoratore di energia. L'energia per far funzionare il resistore devo sempre fornire energia. Devo fornire energia. Lui è un divoratore di energia. Invece un condensatore, quando lo carico, certo devo fornire energia, ma quando lo scarico l'energia mi torna fuori. L'induttore, certo, se voglio aumentare la corrente devo fornirgli energia, ma poi quando smetto di, quando inverto o quando faccio, diminuisco la corrente, quella energia mi torna indietro. Invece il resistore è sempre un fagocitatore di energia. L'energia va dentro, va dentro, va dentro e non torna più fuori sotto forma di campo elettromagnetico. Che fine fa questa energia che va dentro? Questa energia di qualità che sta andando dentro, energia di qualità in che senso? Che nei campi elettrici e campi magnetici o nel movimento coordinato, nel movimento coordinato degli elettroni o dei portatori di carica in un conduttore, questa è energia di qualità. Io sto mettendo dentro energia di qualità. Che fine fa? Per l'appunto va a aumentare l'energia termica. Gli atomi e gli elettroni di questo pezzo di materiale cominciano a muoversi in maniera disorganizzata, quindi ho ridotto la qualità dell'energia. Questo è il messaggio, cioè il vettore S rappresenta quindi la densità di corrente di energia di qualità, energia che va in campi elettromagnetici per esempio, e quella è di qualità perché può essere restituita. Un condensatore, quando voi fornite energia, la restituirà quando la scaricate, analogamente all'induttore. Ma questa qua è un buco che si mangia energia di qualità e converte l'energia di qualità in energia termica, che è un'energia di bassa qualità. Ok? Questa è un po' la metafora da ricordare. Che il teorema di Poynting descrive cosa succede all'energia di qualità. Va bene?